Giorno 8, la mia voce, boh, chissà dov'è. Siamo in un nuovo video, subito un bel pollice in su. Oggi sono molto curioso perché ipoteticamente l'obiettivo di oggi è andare a fare Guardiani della Galassia, che è una delle attrazioni, se non l'attrazione più costosa al mondo. Mi sembra più di 500 milioni di dollari, non mi ricordo bene. Comunque, raga, una roba spaventosa. E guardate oggi quanto è bello dietro di noi. Tè e cornetto e direzione Epcot. Siamo sul bus per Epcot. Mamma mia, la mia voce. E è molto ordinato il fatto dei bus che ti vengono a prendere, molto molto buono. Siamo giunti a Epcot. Mamma mia, amore mio, sembra finta, sembra un dipinto, è qualcosa di incredibile. Abbiamo già preso la fila virtuale per io, regà, la bellezza di questo posto, anche perché siamo arrivati in un periodo dove è il Festival dei Fiori, se non erro, finisce agosto, ed è tutto colorato, tutto magico, tutto perfetto, non c'è niente per terra, incredibile. E meno male mi sono accorto che qui a destra c'è l'Early Access per i possessori della possibilità di entrare dentro al parco prima, mezz'ora prima, perché si alloggia dentro un hotel Disney. Col cavolo che il parco ha aperto prima, ma col cavolo! A few moments later. Comunque è un parco enorme, tematizzato benissimo, e abbiamo appena sorpassato, la sentite anche, l'attrazione della Chevrolet. A breve acquisteremo il Genie Plus e così almeno abbiamo la possibilità di girare un pochino meglio il parco. In realtà potremmo anche costeggiare qui e andiamo nell'area Messico, Norvegia e Cina. E ci siamo, Frozen Ever After. Eccola qua. Fatta bellissima, davvero incredibile, durata giusta, fatta bella, tematizzata bellissima. Adesso cosa facciamo? Io sono sempre alla ricerca di un cappello per me e delle orecchie per Veronica. In questo momento da laggiù era tutta un'area da visitare con tutte nazioni. Questa è la Norvegia, c'è la Cina, c'è sta un botto di roba, area food, non ci sono attrazioni. In questo momento ci stiamo ridirigendo verso la palla di Epcot, la sfera di Epcot, perché alle 9.40 abbiamo Guardiani della Galassia, che hanno aperto da pochissimo, quindi siamo stati anche molto fortunati ad avere la possibilità di poterla fare. Molto emozionato, siamo a Guardiani della Galassia. Voglio far vedere la mia forza reaction. Ma che cosa stai dicendo, raga? È immensa. Ragazzi, il pre-show è da brividi. Adesso c'è la stazione di carico che è incredibile, incredibile. Cioè, è abnorme. Bellissimo. Questa attrazione, cioè, se adesso non mi fanno fare il coaster, mi va anche bene. Cioè, c'è il pre-show che è qualcosa di impossibile. Ragazzi, siamo all'ultima carrozza, numero 9. Sono troppo cacchio curioso, numero 9, sì.
Io sto piangendo come un coglione. No, è troppo bella, raga, non so neanche che te devo raccontare. Mi veniva da piangere durante l'attuazione. E la felicità. No, è bellissima. Neanche vi dico com'è fatta, guarda, non c'è parole. Dovete semplicemente venire qua e farla. Temo siamo entrati dentro al negozietto. Mamma mia che attrazione, raga. Mamma mia. Mamma mia, questa ve la devo raccontare. Io vorrei tanto mangiare allo Space 220 Restaurant. Noi non siamo riusciti a prenotare questo posto in 2 mesi e mezzo con l'app. Abbiamo trovato una signora gentilissima che lavora qui e ci ha detto che il ristorante è full per 2 anni. Ha detto di venire qua alle 10:30 spaccate e di correre al banco informazioni per vedere se riusciamo a fare la prenotazione. Chissà se ci riusciremo. Ah, raga, io ho una fame, ma tutti i chioschetti sono ancora chiusi. Tra l'altro stiamo visitando adesso l'area cinese, molto bella. Frank Cavaleros è divertente come attrazione, però ci può stare, dai. Qui è molto bello, qui è molto molto bello, dato che per il momento è tutto chiuso il food. Non c'è tanta gente, bravo. Quindi magari riesci anche a godertela un po' di più l'aria, che male non fa. Quel ragazzo là con la maglietta rossa e nera ci ha fatto, allora, lavora al padiglione italiano. Da quello che ho capito il padiglione italiano stanno tutti in fermento che sanno che ci sto. Ci ha regalato una borraccia, ma quello dell'urlometro di Monster & Co. E ci stiamo visitando queste zone che sono veramente veramente belle. E ora io ho fame. Ed eccola qua, l'aria italiana, eccola qua. Oh sole mio, mamma mia, spaghetti, mandolino. Quanto è bellina sta zona, madonna, stiamo dai 3 Caballeros. Qui adesso ci facciamo il gran fiesta tour, bellissima sta zona, Aria italiana, probabilmente ci torneremo un paio di volte, sicuramente, ma raga, vi voglio far vedere l'aria giapponese, che è veramente, veramente bella. Peccato, perché il negozio giapponese è incredibile, però non è tematizzato Disney. Ah, peccato. Ho preso l'hanami sushi, $8. Per questo, ma te dirò, allora, zona Marocco, non ho resistito, abbiamo preso una Diet Coke e il kataifi, eccolo qua, guarda che bellino che è. Spaghetti ha detto. Infatti dei spaghetti, oh, vabbè, c'hai ragione tu. Dei noodles fritti col miele, c'è dentro una roba di miele incredibile, pasta, non mi ricordo bene, con tante spezie, c'è la cannella. Wow, lo shop ce n'è tanto, ogni aria cambia. A mangiare si mangia bene, io sto spizzica un po' di cosette, niente male. Ci stiamo prenotando tutte quante le attrazioni, Soarin, Guardia della Galassia, quello là, cioè insomma abbiamo un bel po' di robetta da fare. È l'impossibile lumpia. Che cos'è? Non capisco. Ok, l'abbiamo comprato l'Impossible Lumpia. Mamma mia, è bella, eh? No, ma ci sta, ma eh? Cosa c'è dentro che marrone? Cos'è? Carne macinata. Ah, ecco. Sfiziosi? No. Sono un po' insulsetti. Cioè, non è una cosa che fai... Oh. Ok. Vabbè, non da buttare, Però... Allora, vi faccio vedere quanto sono belle queste cose, Va, ci stanno queste statue, E tu le saluti? E niente, loro fanno interazione, ti salutano. Molto bello. Madonna, ma che posto incredibile, ragazzi. E adesso siamo finalmente arrivati a The Land featuring Soarin. Questa Jack me ne ha parlato tantissimo. Ha scritto che assolutamente dovevamo farla e noi la stiamo andando a fare. Thank you.
fatta Sorin. Pensavo meglio. C'è Caruccetta, però no. Cioè, se la devi fare con 5 minuti di fila, la fai. Se no no. Ci riposiamo un secondo e mezzo. Poi verso le 2 abbiamo da fare 2 attrazioni. Vabbè, insomma, andiamo a mangiare qualcosa, va. Allora, finalmente è ora di pranzo. E io voglio provare queste. L'odore è migliore di quello di prima, sicuramente. E poi intanto sto vedendo se possiamo fare la Huawei per Guardiani of the Galaxy. E questa tortina con meringa al limone. Sono gamberi, tempura. Non male. Allora, Guardiani della Galassia non possiamo rifarla. Cioè, l'abbiamo, la rifacciamo una volta. Non puoi comprarla due volte. E non puoi entrare nella Huawei più di una volta. Tartelletta al limone, che di solito sono degli scam giganti. E invece è molto piacevole. Buonissima. Certo che qua il tempo è veramente strano, raga. Io non so se si vede, ma sta piovendo. Ma non sta piovendo poco. Boh, noi andiamo, se ci riusciamo ad arrivare al padiglione italiano, perché sta veramente piovendo tanto. Ho preso il cappello, sembra una puttanata. È il cappello italiano, ma c'è scritto Epcot. È molto bello, mi piace tantissimo. Padiglione italiano, stiamo a casa. Là dentro c'è un ragazzo, si chiama Simone, quello della borraccia, che praticamente ci ha voluto offrire granita, tortellini e un dolce. Madonna, fin troppo, è stato fin troppo carino. Assaggiamo sti tortellini dopo che abbiamo pure mangiato. Oh, sanno di pecorino e piselli. È la giornata più calda da quando siamo in America. Sono frascico. Andiamo a fare Nemo and Friend. Poi abbiamo quello dell'auto, che non mi ricordo come si chiama. E poi verso le 7 abbiamo di nuovo Guardiani. In questo momento siamo seduti per fare Nemo. È molto stile Ariel. Vabbè, avete capito la tipologia, dai. L'attrazione di Nemo, raga, è una cagatella. Però la cosa bella è che parte dell'attrazione è fatta dentro, che costeggia un acquario. E quello là è il delfino. Ha ricominciato a piovere. Ma sapete che c'è? Me va bene così, così mi rinfresco pure un po'. Adesso ci andiamo a fare l'attrazione, quella delle macchine, che non mi ricordo mai come minchia si chiama. Ed eccoci qua al test track della Chevrolet, finalmente lo posso dire. Il problema è che adesso hanno chiuso un attimo questa attrazione perché sta leggermente piovendo. Ammazza che bufera! È passato un po' di tempo, abbiamo fatto anche l'attrazione sotto, dentro la pala di Epcot, vecchia ma molto molto bella. Praticamente ti accompagna in tutto il percorso di quello che ha fatto l'essere umano. Adesso siamo nell'attrazione della Chevrolet. Allora, è molto carino perché puoi sceglierti di farti la macchina, eccetera eccetera. Noi abbiamo fatto la Mustang del futuro, anche se è Chevrolet. La Mustanghina. E questa è la nostra... la nostra incredibile macchina. Carino il pre-show, dove tu ti puoi, scusate, dove tu ti puoi creare la tua macchina, ti danno un punteggio e poi te la ritrovi durante il corso della tua esperienza. L'attrazione secondo me si sente che è un po' vecchiotta, da fare sicuramente, è molto particolare. Sbaglio o io vi avevo detto che mi sarei fatto male allo shop dei Guardiani della Galassia? Alcuni rompicoglioni mi hanno detto sì. Ma uno come te che non viaggia nella business class sull'aeroplano. Uno, ma che significa? Due, ma che ne sapete quanti soldi c'ho io? Sempre a fare i conti in tasca alle persone. Tre, vi farò un video dedicato dove vi spiegherò che invece che spendere 4.000 euro per andare nella business class, me ne sto un po' più stretto, me ne sto un po' meno comodo, ma con quei soldini là ci ho preso delle cose che porto a casa. Pazzesco, incredibile, è fuori di testa. Cioè, stiamo entrando nel ristorante, quello incredibile, pazzesco, 2 anni di prenotazione. Abbiamo chiesto di andare al bar. Ok, sono molto curioso di questa experience. Abbiamo il biglietto per andare con lo spazio.
Calcolate che l'ascensore trema. È una cosa meravigliosa. Madonna, che fortuna, oh, che fortuna spacciata. Come si dice, l'appetito viene mangiando, ci siamo mangiati una burrata e adesso patatine, hamburgerini. Assaggiamo le patatine fries. Non sono freschissime, ma sono buone. Tutto questo perché stiamo aspettando di fare Guardian of the Galaxy. Questo non è un hamburger, ma è un filetto di carne. Arriverà un conto spaziale, secondo me. D'altronde è così. Per niente ci manca solamente da rifare Guardiani della Galassia. Abbiamo fatto altro shopping. E ripiove di nuovo. Ragazzi, abbiamo rifatto Guardiani della Galassia. Un'altra musica, perché ce ne sono 5 brani, ci ha detto un cast member. Pazzesca, è dire poco, che fortuna averla fatta, ovviamente insieme a te. E signori, io con questa meraviglia alle mie spalle vi mando un abbraccio, spero che il video vi sia piaciuto. Ma se volete lasciare like, grazie mille. Domani un altro giorno, domani un altro parco, e che parco! Siamo ritornati in hotel, se mi vedete con la faccia rossa è perché siamo stati in piscina. Allora, ha diluviato, siamo tornati in hotel, ha spiovuto, dopo mezz'ora siamo andati in piscina a fare il bagno col sole, e vi faccio vedere in questo momento che non piove. Vi saluto con questi fantastici mac and cheese, ma sono scotti più di Jerry Scotti, una cosa incredibile, ma Veronica, bella, ha deciso di mangiare pizza. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo appuntamento, lasciate like.